Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti a questo workshop su epigenetica e tecnologia S-Drive. Sarà una delle serate, direi, straordinarie. Prima di tutto, vi ringrazio di questo interesse, saremo tantissimi da quello che sono le previsioni di questi di tutti quelli che si sono iscritti. E sarà una serata dove avremo modo di avere un'introduzione, naturalmente una sorpresa, perché non lo sapete, ma ho una sorpresa per voi. E poi abbiamo la possibilità di ascoltare la persona, il professionista, il medico che ha creato il report e che ha studiato la possibilità di utilizzare questo de device fin dall'inizio. E quindi sarà un grande onore avere con noi il dottor Marco Stanton. Quindi farò un'introduzione dopo un'anteprima e lo facciamo subito. Abbiamo un ospite meraviglioso, un carissimo amico, un grande professionista. Ha scritto numerosissimi libri e quindi è un piacere averlo con noi, il dottor Massimo Spattini. Massimo, benvenuto e grazie di aver accettato questa possibilità di condividere questo workshop. Bene, Giorgio, grazie a te. Sono io la sorpresa, perché sono io la sorpresa. Sì! Una Non sorpresa vedo perché, insomma, la sorpresa. no, averti insomma è un piacere, quindi ti ringrazio di averti qua con Allora, noi. certo. Allora, premetto che io sono qui non tanto per meriti particolari, ma soprattutto perché senza dubbio sono stato uno dei primi, se non forse quasi il primo in assoluto, a avere in mano l'S-Drive. Ricordo ancora quando tu, fresco di ritorno da questo congresso in Messico, sei passato da me e mi hai detto: Massimo, ho un apparecchio eccezionale, ti ricordi? Una cosa incredibile. E siccome io sono una persona abbastanza aperta, e tra l'altro io già lavoravo col mineralogramma, con l'analisi del capello. Io vengo da numerose certificazioni, viaggi fatti negli Stati Uniti dove usano molto il capello come biomarker, anche per valutare gli ormoni, l'analisi del capello, non dico che è un'analisi di routine, ma un'analisi che viene fatta, cosa che invece qua in Italia non esiste. Ho subito preso in considerazione questo metodo, questa metodologia, anche se comunque qualcosa di molto più approfondito che non il semplice mineralogramma che viene fatto sul capello, che valuta gli equilibri tra i vari minerali. Dalle indicazioni di tipo nutrizionale, vede quali sono i vari biotipi dal punto di vista anche di tipo costituzionale, insomma, dà delle indicazioni. Questo però fa tanta roba, fa molto di più. Qual è la mia testimonianza? Appunto, la mia testimonianza è basata sul fatto che io comunque già facevo un check-up, che io chiamo check-up anti-aging, cioè nell'ottica appunto di una valutazione globale per poter fare un intervento. Diciamo di tipo sartoriale, cioè tagliato su misura sulla persona, che comporta tutta una serie di test. Il test, facevo appunto il mineralogramma col capello, facevo il test di intolleranze alimentari, il test delle valutazioni del cortisolo salivare, il test del microbiota, i test della HRV per vedere eventualmente il livello di stress, di squilibrio del sistema simpatico parasimpatico, con i vari. Ovviamente esami ormonali, test della stiffness arteriosa per vedere il grado di rigidità e praticamente che corrisponde all'età biologica delle arterie, test genetici, tantissimi test. E ho subito preso in considerazione la possibilità, così ho fatto, di inserire anche il test Cell Wellbeing S-Drive all'interno della batteria dei test che io utilizzavo per questo. E questo mi ha permesso di vedere immediatamente quanto questo test fosse attendibile, perché in realtà notavo un riscontro sempre automaticamente preciso con gli altri test. Quindi facendo gli altri test avevo un certo tipo di risultato, facevo il test S-Drive e me lo confermava.
E dirò di più, in realtà mi sono accorto da varie esperienze che il test del drive era addirittura un po' più approfondito, andava più in profondità, cioè era in grado di vedere la reale essenza delle cose. Cioè voi sapete, forse voi non lo sapete, però avete le mie certificazioni, ho quella appunto in medicina funzionale, non è acquisita negli Stati Uniti, si hanno solo in due medici italiani ad averla acquisita. E i principi della medicina funzionale termino in pochi minuti, Giorgio, perché io dico 5 minuti e poi ho quel vizio. Eh? Vabbè. Sì. No, 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 ma sono bravissimo. Il concetto della medicina funzionale è proprio di andare a trovare la causa del problema, la medicina del why, la medicina del perché, non semplicemente avere un problema solo prima, trovare la causa, l'origine. E obiettivamente questo test mi dava una possibilità in più. Faccio un esempio. Col test ematici noi vediamo una condizione che riflette appunto i vari contenuti di vitamine, minerali, sostanze varie che sono nel sangue. Però il sangue fondamentalmente è una situazione emodinamicamente molto variabile, che eventualmente riflette anche delle situazioni di scambi cellulari o addirittura di perdita di certe sostanze piuttosto che di eccesso, che magari sono in eccesso nel sangue proprio perché invece si stanno perdendo. E per esempio in una situazione avevo trovato proprio che c'era un eccesso di vitamina B12 con l'esame del sangue e questo si rifletteva nel caso di questa persona a un'indicazione da parte dei medici che la visitavano di stia attento, lei non deve prendere neanche un mini integratore che abbia della vitamina B, assolutamente. In realtà questa persona aveva anche dei problemi di tipo neurologico molto forti, per cui l'avevano addirittura operata 2 o 3 volte, cercando di trovare una causa anatomica in questi problemi di nervi, cosa che invece non, immancabilmente non trovavano. E voi sapete quanto i problemi neurologici spesso sono dovuti a una carenza di vitamina B12. Faccio il test drive, indica carenza di vitamina B12. Ma com'è possibile? Nel sangue ha dei livelli altissimi di vitamina B12, cosa vuol dire? Vuol dire che questa vitamina B12 non entrava nelle cellule. Probabilmente c'era un problema recettoriale e quindi a livello cellulare c'era una carenza. Quindi capite quanto è più approfondito questo tipo di test. Ecco, ho fatto un esempio. Chiudendo, voglio dire che appunto nel tempo ormai mi sono reso conto come è importante per me questo test, al quale do la priorità, e tendenzialmente in una logica un domani non dover fare tutti questi test anche per non sovraccaricare economicamente la persona, penso che dovessi scegliere solo uno o due test. Il test genetico ci può stare anche perché una volta nella vita ha senso farlo per capire la predisposizione, ma l'epigenetica ha il sopravvento sulla genetica. E quindi un test genetico come SDRI, senz'altro, è quello che io utilizzerei al posto di tutti gli altri perché già veramente dà tante indicazioni e permette veramente di profilare la persona e fare un intervento realmente personalizzato. Io qua mi taccio perché se no vado un po' oltre il tempo che mi è stato dato. No, ma guarda, innanzitutto grazie di cuore perché insomma so quanto tu prima insomma, di parlare di qualcosa, no, poi di test che possono essere utili al miglioramento della qualità della vita, insomma ci ponderi, quindi ci hai messo anche un po' di tempo, no? Poi per dirmi, guarda Giorgio, hai qualcosa di veramente che quello che insomma prevedevamo, insomma, ci auspicavamo. Poi alla fine l'abbiamo visto anche nella clinica e questo penso che sia una grande soddisfazione per chi fa il mio lavoro, che è quello di divulgatore sicuramente, ma penso anche e soprattutto per chi come voi, insomma, poi alla fine no, ci ha dato fiducia e mi ha dato fiducia. Quindi grazie di cuore, ecco. Sì, guarda, la mia testimonianza è assolutamente, diciamo, al di fuori di qualsiasi interesse, nemmeno di amicizia, per dire, nei tuoi confronti. Io, come tu hai detto, non sono uno che si sbilancia, sono uno che nella vita ha sempre scelto forse le strade più difficili piuttosto che le strade facili, quindi non ho mai voluto essere compiacente nei confronti di nessuno che sia per avere delle agevolazioni. Ho sempre portato avanti un mio discorso specifico, questo mi ha senz'altro creato anche dei problemi, soprattutto all'inizio della mia carriera, quando magari ero più giovane. Poi però credo che a lungo termine questo mio comportamento mi abbia premiato e soprattutto la coerenza credo che la premi e quindi io sono
sono soddisfatto e che dire, quello che dico Grazie. è vero, così come quello che predico faccio, appunto, perché appunto. lo so, grazie di cuore, grazie. E come vedi, Questo sto molto che dovrebbero fare tutti, tutti. eseguendo, come vedi, sto Tu eseguendo. stai andando sulla buona strada, continua così, puoi fare Bene. anche meglio, ok? A Va bene, ti posto, a posto. saluto. Ti dà Grazie la parola. Massimo. Ciao, 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 ciao. Mi hanno detto che alcuni non sentono. Mi date feedback se sentite tutti per piacere? Antonio, sentite? Tutto a posto? sì. Io sento Ok. bene. Sì, Bene. Grazie, si sente bene. grazie. Allora, iniziamo questo workshop, quindi magari quelle persone che non riescono a sentire, provate un attimino con computer, alzare l'audio, entrare, riuscire, eccetera. Allora, benvenuti. Il mio compito è quello di introdurre, naturalmente la mia è una relazione tecnica. Ci tenevo a farla perché in questi 20 minuti, mezz'oretta di introduzione, ci siamo riproposti di non portarvi via tanto tempo, ma di arrivare al massimo alle 10:30. Volevo così rispolverare un po' quello che tutti voi mi avete insegnato in tutti questi anni. Sono 24 anni che mi occupo di mitocondri, di cellule, di ossigeno. Alcuni mi conoscono perché ho da sempre divulgato in Italia il prodotto Self Food e tutte le ricerche a lui collegate, le pubblicazioni. Quindi la capacità di ossigenare le cellule. Ho avuto un grande maestro a cui ho dedicato il tributo a Bologna per la sua grande umanità, la sua grande capacità e coraggio di divulgare la prevenzione per primaria, i reali rischi congeniti. Basti pensare al grande Sergio Stagnaro. E allora tutte le volte dedico e dedicherò la presentazione che faccio in Italia, in giro per i congressi internazionali, a questo meraviglioso uomo che, a mio avviso, quando poi qualcuno si accorgerà della sua grandezza, cambierà veramente la direzione della medicina. Quanto sia importante la prevenzione lo sappiamo. E se ne parla pochissimo di prevenzione. Del ruolo proprio di tutti i fattori che possono condizionare la nostra salute. Quando parliamo dell'epigenetica, della scienza che allunga la vita, è proprio il futuro nel campo della salute. L'epigenetica è una vera e propria rivoluzione e sicuramente chiedo a una cosa di servizio, scusate. Per piacere, Antonio, se puoi mettere e far entrare le persone che sono in sala d'attesa, grazie. Quindi l'introduzione a questo workshop parte da una domanda o un'affermazione. Cioè, chiediamoci se ciò che stiamo facendo oggi ci sta avvicinando al luogo in cui vogliamo essere domani. Se noi portiamo questa riflessione nel campo della salute, dovremmo rivolgerla ai nostri figli in casa. Quanto è importante per te la salute? Cosa stiamo facendo noi? Che responsabilità abbiamo nei confronti delle future generazioni? Poi magari la dottoressa Simona Nava ci dirà qualcosa lei su questo argomento. Cosa stiamo facendo effettivamente per parlare di vera prevenzione pre-primaria, non solo primaria, non lo screening per trovare il malato. Io dico che stiamo facendo veramente poco. Amo dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino. Quindi è vero che noi non sappiamo oggi ci siamo, domani non si sa, ma sappiamo che l'epigenetica è una vera e propria rivoluzione da quando è uscito questo termine che il DNA non è il tuo destino. La mente più forte dei geni, sappiamo quanto sia importante il ruolo delle emozioni, la psiconeuroendocrinologia.
sappiamo quanto è importante la possibilità che abbiamo veramente di comprendere cosa fare per prevenire magari i reali rischi congeniti. Magari si sente pochissimo parlare di prevenzione preprimaria legata alla disfunzione mitocondriale o alla carenza di ossigeno, al DNA mitocondriale. Si parla poco di costituzione. Già vi anticipo che noi abbiamo messo a punto una scuola di alta formazione a disposizione di tutti, dove parleremo in modo approfondito proprio di questi argomenti. Perché? Perché alla fine questo è quello che conta. Questa diapositiva ci dice tutto. Dice: nel momento del concepimento, dove la spermatozoo ha tutta la memoria epigenetica, l'eredità di tutto quello che ha fatto l'uomo, i genitori dell'uomo e i progenitori, ha tutta la memoria epigenetica, e dall'altra parte l'ovulo, dove la madre ha tutta la sua memoria epigenetica. Si incontrano queste due cellule ed è il momento che scarichiamo l'app della vita. Dove la scarichiamo questa app? Com'è possibile che queste due cellule abbiano dentro di loro questa memoria straordinaria di creare e donare la vita? Che poi naturalmente viene programmata a livello fetale. Ecco, questo ci dovrebbe far riflettere su quello che sta succedendo. Perché, come sappiamo, il mitocondrio a livello degli spermatozoi è sempre più danneggiato. Ci sono tutta una serie di fattori epigenetici di interferenza che danneggiano a livello fetale. Abbiamo come vedete in questa diapositiva c'è un problema. La domanda è: quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? L'inquinamento è uno dei problemi più importanti in assoluto, ma c'è di più. Che la domanda che dovremmo farci per quanto riguarda l'epigenetica è questa: se è vero che l'epigenetica condiziona la salute di intere generazioni, cosa stiamo facendo per evitare che le influenze epigenetiche e i fattori epigenetici danneggino le cellule e la qualità della vita, la salute delle future generazioni? Basti pensare di fumare, bere, mangiare male, cibo spazzatura, l'ambiente inquinato, tutto quello che sapete benissimo. Siete dei medici, dei professionisti. Ma quanto questo viene tenuto in considerazione nell'anamnesi? Cosa stiamo facendo per evitare questo? Per evitare che questi fattori danneggino veramente la salute delle persone che abbiamo di fronte? Com'è possibile che dobbiamo leggere una dichiarazione degli andrologi che dicono: allarme spermatozoi in calo in tutto il mondo, colpa di inquinamento e stile di vita, e poi la soluzione è proporre ai ragazzi di 18 anni di congelare il liquido seminale? Questa è una soluzione dei problemi? Penso proprio di no. E infatti siamo al 60% di infertilità. Ma già nei ragazzi di 18 anni, ci insegna il professor Luigi Montano, che ha studiato anche grazie alla nostra tecnologia, quanto ci sia impatto nelle future generazioni di questi danni. Ahimè, il aumentano le malattie neurodegenerative, aumenta l'aterosclerosi, aumentano i disturbi metabolici, aumentano i tumori. Allora dico, quando ci sono moltissime persone che parlano di emozioni, ma quando parliamo di bambini da 0 a 2 anni che nascono malati, che nascono con sempre più malati di tumori, malattie cardiovascolari, qual è la loro colpa, il loro pensiero? C'è un problema. Nascono sempre più malati perché i genitori sono sempre più malati. Fumano, bevono, vivono in un ambiente altamente tossico. E il paragone che faccio sempre è l'acquario, dove vivono i pesci, e noi ci preoccupiamo in maniera molto certosina di mettere l'ossigeno, di dargli il cibo giusto, se no i pesci muoiono.
Invece guardate cosa stiamo facendo alle nostre cellule. Immaginate che quei pesciolini siano le cellule dei nostri figli, ma anche le nostre cellule e il mondo dove viviamo. Noi facciamo questo. Eppure questo fatto, vi assicuro, che è, ci lascia indifferenti, perché non abbiamo una soluzione. Anzi, quasi no, dice, facciamo finta di niente. Sappiamo che c'è il problema, ma non abbiamo una soluzione. Qual è la soluzione? La raccolta differenziata. Si parla di risolvere il problema dell'inquinamento nel 2035, forse nel 2050, hanno detto. E fino al 2050, quei danni che abbiamo fatto negli ultimi 100 anni, che mondo troveremo? Che futuro avranno i nostri figli? Penso che questo vada considerato in maniera importante. È chiaro che voi lo sapete, l'alimentazione, l'ambiente, lo stile di vita, lo stato emozionale, quanto sia importante il ruolo dell'ossigeno, proprio il lavoro che dobbiamo fare per portare un'adeguata fonte di ossigeno, apporto di ossigeno a livello cellulare, mitocondriale. Incominciamo a parlare di stress ossidativo, di modulazione dello stress ossidativo, della modulazione dell'ossigeno a livello cellulare. Anche qui tenere un livello ottimale di ossigeno è fondamentale. Basti pensare a tutti questi fattori che conoscete bene, ma probabilmente nessuno tiene in considerazione quando parliamo di ambiente dove viviamo, dormiamo e lavoriamo. Basti pensare ai danni da radon, basti pensare che non si tiene più in considerazione la luce, il sole, la luna, eppure la Nava, la Simona lo sa bene quanto influisca la luna sulla nascita dei bambini, sul ciclo, eccetera, eccetera. E i danni da campi elettromagnetici che non viviamo, ma ormai sono diventati, per fortuna, tecnologia straordinaria, siamo qui grazie alla tecnologia. Ma ci pensate quanto questo stia danneggiando la salute delle nostre cellule? Cosa stiamo facendo per evitare questo? Che strumenti voi professionisti avete a disposizione per capire cosa stia danneggiando le cellule oppure cosa le cellule hanno bisogno? Oppure quale sistema dobbiamo porre attenzione? Quale sistema dobbiamo magari ottimizzare? Questa è la storia molto velocemente della Cell Wellbeing, che è nato come studio, è una bobina di spettro della tecnologia tedesca che ci ha permesso di essere studiata per la lettura delle informazioni sul bulbo del capello. E il progetto è nato molto prima, però poi hanno iniziato a studiarla nel 2001. Pensate, ci sono volute oltre 10 anni per metterla a punto e poi altri 5 per lanciarla sul mercato, con un investimento veramente di milioni di euro per questa tecnologia. Poi nel 2016 hanno iniziato a lanciare i vari report e oggi naturalmente la tecnologia è presente in numerosissimi paesi nel mondo e con vari certificati. Naturalmente è un dispositivo che non è per fare la diagnosi, perché io sfido chiunque a trovare un dispositivo per fare le diagnosi, per trovare malati. Forse la diagnosi la fa il medico, fa il professionista, non certo un dispositivo. Questa è un'ottimizzazione della funzionalità della cellula. Cosa ha bisogno la cellula? Cosa danneggia la cellula? Queste sono tutte le certificazioni, comunque sono a vostra disposizione. In varie lingue, naturalmente, anzi, quasi tutte le lingue in assoluto, che potete poi tradurre i vari report nel vario. Naturalmente in tutti i vari centri medici abbiamo avuto una presentazione straordinaria del grande Esteban Eromozzo, che è un nutrizionista che si occupa del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint-Germain. E praticamente utilizza questa tecnologia per migliorare le performance di questi atleti straordinari. E qui ne vedete alcuni. Cos'è l'S-Drive? Sicuramente è un vantaggio enorme come tecnologia. È una grandissima tecnologia
che dà un grande valore aggiunto al servizio che un professionista deve dare ai suoi clienti, pazienti, e è un'avanguardia perché è una novità assoluta, una rivoluzione. Ti permette di avere dei report personalizzati, individuali. Abbiamo avuto l'onore, grazie a Giuseppe Napoli, di due master universitari, uno all'Università di Studi della Campania e uno all'Università di Camerino, due master dove è stato proprio presentato questa tecnologia per mappare e migliorare l'aspetto della funzionalità a livello cellulare. Screening dei fattori di interferenza nell'area del filamento. E questi sono due master veramente interessanti, quindi master di secondo livello. Abbiamo la scuola, dove parleremo proprio di, siamo alla quinta edizione, epigenetica, biofisica, nutraceutica e nutrizione, e questi sono i report. Ogni professionista ha a disposizione dei report che sceglie per il sistema immunitario, per lo sport, per rigenerare le cellule, per i veterinari c'è il test per cani e gatti, addirittura anche per i cavalli, e quindi sono report che possono migliorare l'approccio clinico integrato di ogni professionista. Perché? Perché comunque noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere ossigeno. Dalla combinazione di ossigeno e idrogeno produciamo l'energia per la vita ATP a livello mitocondriale e cellulare. La domanda che faccio sempre è questa: cosa mangiamo e cosa respiriamo? Non abbiamo un menù per scegliere quale sostanza sarebbe meglio respirare. Eppure pochissimi si rendono conto di quanto l'ossigeno sia fondamentale per la salute della vita, di tutti noi, ma soprattutto per la vita. Gli esercizi che faccio fare durante i seminari sono: tappatevi naso e bocca 10 minuti. E le persone mi dicono: ma perché? È perché così ti rendi conto che l'ossigeno è la prima fonte di vita. Non puoi rimanere neanche senza respirare per 5 minuti, ma non puoi neanche scegliere cosa respirare. O respiri o muori. Quindi va da sé che c'è un problema, perché oltre all'aria che respiriamo, ingeriamo e mettiamo dentro ai nostri polmoni, e quindi lo scambio di ossigeno nel sangue a livello di alveoli polmonari, una serie di sostanze altamente tossiche che vanno direttamente nel sangue: particolato aerodisperso, PM2, 2,5, PM5, PM0,5, il particolato, quello che va a sprogrammare la vita a livello embrionale. E cosa dire di quello che mangiamo, che oggi è sempre più conservato, contaminato, filiera corta non esiste più. Quindi apporto di ossigeno e idrogeno, produzione di ATP limitata. E questo naturalmente condiziona la nostra salute. Questo condiziona la salute così tanto che questa moneta di scambio di tutte le reazioni metaboliche va in deficit. E continuiamo a fare cosa? A mettere benzina alla macchina. E non mettiamo a posto il motore della macchina. La macchina non parte lo stesso se non metti il motore a posto, quindi la carburazione. Quindi se non ti preoccupi del giusto apporto di ossigeno e di idrogeno a livello cellulare mitocondriale. Poi se hai una disfunzione mitocondriale, il problema si amplifica. Ecco perché tutte le malattie partono a livello cellulare, endotelio, epatiche, muscolari, connettivali, le ematiche, i neuroni. E poi cosa dire? Alcuni di voi si occupano delle emozioni. Quanto la mente più forte sia più forte dei geni, di quanto questo possa condizionare con la psiconeuroendocrinologia la nostra salute. Però in una costituzione predisposta, dove c'è un reale rischio congenito. E quanto siamo attenti alle varie carenze di vitamine? Io penso che sia una moda la vitamina. Sono indispensabili, lo sappiamo. Ma qual è quella che ti manca? La B12 o la B1? L'acido folico o magari la B2? E quali minerali hai bisogno? Quali sono i minerali che ti servono? Quali sono gli acidi grassi essenziali di cui hai bisogno? Solo l'omega 3?
Quindi facciamo moda omega 3, vitamina C e vitamina D e tutti sono contenti perché gli studi hanno dimostrato. Ma se mi manca la B12, perché mi devi dare la D? Ecco, questo è solamente una mia riflessione. Guardate quanti tipi che di, no? di problematica anche a livello della lipidomica della cellula devono essere presi in considerazione. E il sistema antiossidante, adesso questo è solo un esempio, ma questo è quello che riesce a fare Sedrai. E pensate a livello gastrointestinale quanto sia importante avere, no, un'indicazione di dove magari porre attenzione su batteri, funghi, muffe, parassiti, post-virus, virosi. Questo è quello che riesce a darci Sedrai come indicazione. E quando parliamo di impatto ambientale, sostanze chimiche, idrocarburi, radiazioni, metalli tossici, ci dà l'allerta. La tecnologia S-Drive riesce a dare l'allerta su queste varie problematiche. E vi dirò di più, pensate ai campi elettromagnetici. Quanti strumenti conoscete che possono mappare la sensibilità? Sensibilità chimica multipla in questo caso, oppure la sensibilità, l'elettrosensibilità. Quindi danni da campi elettromagnetici. Ecco il ruolo dell'epigenetica. Non quando io vedo la modifica dell'mRNA, allora sì, è scientifico. Ho dimostrato che il fumo fa male, che mi modifica l'mRNA. È tardi. Se è vero che questo ci dà l'imprinting per poi essere trasmesso alla seconda, terza, quarta, quinta generazione, noi se abbiamo questa grande possibilità di mappare i fattori a scopo preventivo, penso che sia un grande vantaggio nella fase di un'anamnesi. Voi cosa ne pensate? Il Time ci dice, attenzione, tutto quello che fai durante, questo è il lancio del Time del 2010, con la copertina, tutto quello che farai prima della gravidanza condiziona la salute delle future generazioni. Quello che farai in gravidanza condiziona la salute dei tuoi figli. Attenta all'infiammazione, il killer silente. Beh, ma noi di questo ce ne occupiamo solo quando vediamo una malattia. A scopo predittivo e preventivo, vediamo delle modifiche nel sangue, ok, quella metabolomica straordinaria, lo vedremo, però poi sappiamo le cause. L'aterosclerosi è una malattia epigenetica, ormai lo sappiamo, ce lo dicono, ma anche in pediatria. Ecco che gli indicatori epigenetici della tecnologia S-Drive ci permettono di avere questi indicatori per farci ragionare, per cercare di andare alle cause. Perché c'è questa carenza? Perché c'è questo problema ambientale? Dove vive? Dove dorme? Dove lavora? Eccetera, eccetera. Pensate se riuscissimo a farlo prima della gravidanza, prima del concepimento. Allora, per risincronizzare e riequilibrare non solo il nutrimento, ma anche l'ambiente e anche quello che è il lato psicofisico-emozionale. Potete consigliare una via straordinaria, che è quello dello stile di vita sano. Sfido voi a fare cambiare città, lavoro e casa ai vostri pazienti. È veramente difficile. Eppure continuano a vivere in quell'ambiente, a respirare quell'ambiente e magari l'abitudine a mangiare i soliti cibi contaminati. E poi il ritmo sonnoveglia. S-Drive ci dice se c'è un segnale di problemi da regolazione del sonno, se c'è un problema dell'asse intestino-cervello, ce ne parlerà magari anche la testimonianza di vari medici che sono ospiti questa sera. Perché viviamo qui e dormiamo qui. Dormiamo in questo ambiente altamente inquinato, dove c'è un problema, stiamo sprogrammando l'orologio biologico. E sapete quanto sia importante, no? L'orologio epigenetico di tutti questi biomarker, ma alla fine è troppo tardi. Noi sappiamo i fattori di rischio, il fumo, il bere, e sappiamo anche i fattori che ci possono proteggere, ma non è una cosa personalizzata, individuale. Non nasciamo tutti uguali, non viviamo alla stessa maniera. La metabolomica per la prevenzione è eccellente, sicuramente, e tutti questi fattori che noi andiamo a mappare, noi poi li dobbiamo mettere a posto per riprodurre energia ATP. Sempre lì andiamo, sul ciclo di Krebs, la respirazione mitocondriale, è straordinario.
Però c'è un problema. Quanto dobbiamo fare investire metabolismo dei lipidi, metabolismo delle cellule nervose, neurotrasmettitori, lo stato infiammatorio? Quanto? Molto. Se ci fosse un test che ci indica e ci mette in allarme, andiamo a colpo di sicuro e facciamo fare quell'esame specifico e quindi l'approfondimento specifico. Grazie alle indicazioni che ci dà S-Drive per la prevenzione, perché malattie, ormai lo sappiamo, li abbiamo i biomarker delle malattie. Noi ci occupiamo di qualità della vita, della rimetilazione del DNA, come ci insegna la scienza che allunga la vita, la riduzione dei telomeri, la grande Blackburn, premio Nobel della medicina, dice attenzione, lo stress cronico, depressione, stress prenatale, tra i bambini, l'abuso, l'educazione, le carenze, l'inquinamento, il tabacco, la dieta sbagliata, l'obesità, sprogramma la vita già a livello fetale. Cosa stiamo facendo per risolvere questi problemi? Ormai questa è accertata. Ci dicono che l'inquinamento atmosferico ha effetti sui marcatori epigenetici già nell'infanzia. Cosa stiamo facendo? E guarda caso dove sono maggiormente i bambini maggiormente esposti all'inquinamento atmosferico. Vogliamo parlare delle 200 terre fuochi, dei terre di fuoco, dei fuochi, scusate, in Italia da bonificare, 98.000 siti da bonificare dell'amianto, 6.000 morti l'anno per amianto, eccetera, eccetera. Quindi il controllo dell'omocisteina è fondamentale, con il giusto apporto di vitamine, minerali, soprattutto S-rosimetionina, la rimetilazione del DNA. E guardate, vi do un'anteprima straordinaria, che è il segreto della longevità in un test epigenetico. Hanno scelto il nostro test, l'Università di Sassari, per entrare in un progetto per lo studio della longevità nella Blue Zone in Sardegna. Quindi per i sardi farà molto piacere questa grande notizia. E quindi ringrazio anche insomma, la professoressa Feno e soprattutto anche Antonio Coviello per questo meraviglioso lavoro. Questa è una grande novità per tutti noi, una grande soddisfazione. Quindi questo test può essere qualcosa di importante per la prevenzione, per il supporto, per il miglioramento della qualità della vita, per sapere cosa sta danneggiando. Quindi parlare del sistema immunitario, non solo di virus, ma tutti i fattori che possono condizionare la salute, parlare quindi di riprogrammazione epigenetica delle cellule, incominciare dalla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Il regalo che non ti vuole fare tua mamma è proprio lì, dentro la pancia della mamma, ma purtroppo è inconsapevole questa sprogrammazione della vita. 500.000 morti l'anno premature in Europa a causa dell'inquinamento, dati ufficiali, Italia al primo posto, tutto ciò che entra nel ciclo biologico della vita e poi anche attraverso l'allattamento. Compriamo pubblicità, viviamo in un mondo malato dove pochi sanno che il fumo di una sigaretta inquina quanto 15 macchine diesel. Fonte, Istituto Tumore di Milano. E ancora vedo persone che si occupano di salute fumare. Adesso poi svapano anche. È un controsenso. Pensate, quindi, che si va in carenza di ossigeno. 140.000 sostanze tossiche, adesso non mi dilungo, ma questi poi sono tutti argomenti della scuola di alta formazione, 370.000 morti l'anno per tumori e le cause sono sempre quelle. Cosa stiamo facendo per prevenire i danni di queste sostanze tossiche? Radon, soprattutto, pensate a dove quando si vive nelle zone sismiche, negli scantinati, al primo piano, si respira radon. E poi questo è un documento ufficiale. 193 pagine dove si dice attenzione, si sprogramma la vita già a livello fetale e viene trasmessa. Dove noi utilizziamo i cellulari per i bambini come babysitter, contenti che siano super tecnologici, eppure gli stiamo danneggiando il cervello. Questi danni veramente sono quasi irreparabili per proprio lo sviluppo, il neurosviluppo di questi bambini. E infatti si arriva in America a 1 su 39 di autismo e in Europa siamo 1 su 59. Eravamo a 1 su 1.500, mi sembra, tanti anni fa.
perché i bambini nascono qui, si sviluppano qui, non, e respirano cosa? È detersivo che si secca, che utilizziamo, disinfettanti, detersivi, gatto, poi si secca, diventa polvere, va nelle vie respiratorie. Lo stesso per gli animali domestici. Quindi attenzione, e poi sottoposta a tutti i campi elettromagnetici. Ecco che noi sappiamo che la biofisica ci può dare una grossa mano. Qualcuno di voi, medico, prescrive la risonanza magnetica, oppure con, e quindi, cos'è? Medicina quantistica, risonanza magnetica. Poi c'è chi consiglia l'ecocardiogramma, un'altra tecnologia straordinaria, l'elettrocardiogramma che misura i battiti del cuore, le frequenze, questi arnesi infernali che danneggiano perché li teniamo attaccati alla nostra pelle. Perché? Perché tutto vibra, tutto ha uno spettro, tutto ha una lunghezza d'onda. Se conosciamo la frequenza, la lunghezza d'onda di quella sostanza, risaliamo alla sostanza. E questo l'Università di Padova ce lo insegna con questi approfondimenti, questi studi. Quindi si parla di proprietà elettroniche e vibrazionali di molecole e materiali. Ah, quindi il materiale vibra, ha una frequenza, ha uno spettro. Se io conosco la frequenza, la lunghezza d'onda, risalgo alla sostanza. E questo è quello che noi facciamo. Prendiamo il bulbo del capello, lo mettiamo sulla tecnologia, facciamo una scansione e questa ci permette di capire l'esposoma della persona, dove è esposta. Ci permette, che come sapete, il capello è un biomarker importante per chi fa uso di sostanze stupefacenti, per i metalli pesanti, eccetera, eccetera, come ci accennava poco fa anche il dottor Spattini. Quindi è un'antenna tra il micro e il macroambiente, perché lavora, cioè, tutte le informazioni, è proprio un biomarker importantissimo. Viene utilizzato il capello per la salute degli astronauti. Viene utilizzato, pensate, per disturbi psichiatrici, addirittura per il cortisolo è molto più affidabile. Perché? Perché archivia tutte queste informazioni per 3 mesi. Quindi è un biomarker ormai consolidato. Questa tecnologia legge le informazioni, la tecnologia S-Drive, contenute nel bulbo del capello e quindi di quella persona. E crea una mappatura intelligente, avendo in memoria oltre 800 marcatori chiave. Pensate che questo viene mandato ad Amburgo, questo dato, e vi ritorna sulla vostra scrivania entro soli 12 minuti. Tutti certificati, naturalmente, un report dei fattori epigenetici, non è un report epigenetico, è un report dei fattori epigenetici. Ecco, io ho finito l'introduzione, vi dico questo, so che tanti di voi sono interessati, hanno già chiesto, e io questa sera ho avuto l'ok dalla Cell Wellbeing di dire che chiunque poi voglia insomma dotarsi di questa straordinaria tecnologia, per questo workshop, solo per questo workshop, e in questi 3 giorni, nei prossimi 3 giorni, fino all'8 mattina, la Cell Wellbeing ha deciso di, nei giorni 5, 6, 7, 8 ottobre, di fare un'offerta che è questa, di aggiungere al pacchetto iniziale di 51 test 10 test e nel secondo pacchetto di 86 test più 10, 96. Quindi è veramente qualcosa di interessante che ci ha regalato la Cell Wellbeing mondiale. Quindi ringrazio il presidente per questa cosa, che insomma, questo regalo che ci ha. Come vedete, garanzia vita, poi se siete interessati chiedete anche ai vostri insomma responsabili di zona. Quindi che ringrazio Nicola Cartura, Paolo Comeri, insomma Antonio Coviello, e quindi avete la possibilità di chiedere a loro. Non so se le date sono giuste, poi lo chiediamo anche a Marcus e a Bartolomeo Allegrini. Faremo il 17 ottobre un corso base e il 31 ottobre un corso avanzato. Adesso poi le date possono variare, comunque abbiate pazienza se saremo... Le cambieremo secondo gli impegni dei medici. Allora, vado in conclusione.
l'epigenetica, la biofisica, la nutraceutica, la nutrizione saranno trattati in modo specifico nel corso di medicina funzionale multidisciplinare che partirà il 14 e 15 ottobre, quindi iscrivetevi, perché c'è un regalo che vi faccio io personalmente. Queste sono le date, 14-15 ottobre fino al 13-14 aprile. Il comitato scientifico è questo, 50 crediti ECM, siamo alla quinta edizione. Questa è la promozione, quindi poi se siete interessati ve la mando. La segretaria organizzativa che è Upain che ha fatto questo prezzo, naturalmente insieme c'è un weekend in omaggio 11-12 maggio, a disposizione proprio un corso specifico sulla longevità per voi. E guida la medicina funzionale, il libro più la modulazione fisiologica insieme ai primi 100 iscritti. L'offerta è questa, che questa sera facciamo questa offerta. Naturalmente poi chi diventerà un centro S-Drive, come vedete il prezzo è 650 euro più IVA, però chi si vuole iscrivere invece che 1300 euro più IVA, per 7 weekend, 16 ore di lezione a weekend, 50 crediti ECM, questi due libri, questo è l'offerta che abbiamo voluto fare a chi ci ha dato fiducia per questo workshop. Questa è la segreteria organizzativa, Upainuk, Monica Grant, Giovanna Barbato, Ilaria, Stefano, che ringrazio di cuore per questa straordinaria collaborazione. A Bologna eravamo 650 persone tra il sabato e la domenica al congresso internazionale. Vi lascio con questo messaggio, che dovremmo tenere proprio dentro al nostro cuore. La vita senza amore non ha senso. Solo l'amore guarisce la vita. Grazie di cuore a tutti.